Esacete! Esacete! Ciao a tutti, io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non ho capito un basso, lo facciamo per voi! Come promesso, dopo un'attesa tragica, esorbitante, siamo finalmente qui da voi per farvi vedere i nuovi Fender, Mustang, JMJ, Roadworn, Daphne Blue. Yeah, viva! Tanta roba! Unboxiamo? Unboxiamo, è il momento di unboxare. Prima di unboxare però vi dobbiamo dire che gli Spyer che vi abbiamo fatto vedere, voilà, quella, sono già stati venduti. Ai. Eh sì, è andato via l'Active a caccia bianco. Cioè, praticamente sono arrivati e li abbiamo venduti all'incirca. Non abbiamo fatto tempo a fare il video. No, non sappiamo bene neanche noi come suonino. Li riordiniamo. L'Active 5 e l'Active 4 sono stati venduti, sono già in riordine. State tranquilli, quindi arriveranno e riusciremo a fare delle prove. A meno che non vendiamo anche quelli. Se vendiamo anche quelli vuol dire che amen, non è cosa. Amen. Si vendono da soli. Vai! Ma andiamo a noi. Allora, ne sono arrivati 3. Ne apriremo uno solo perché tanto sono tutti uguali. Sì, esatto. Il Mustang Bass, vabbè, lo sappiamo, scala corta, eccetera, dovale. Ma voi direte, chi è Justin Medal Johnson? Allora, è un signore che ha una gran scaglia di capelli. Cioè, è vero. Mega ricciolone. È un cappellone. È molto magro, se non ricordo male. Ha suonato con tantissime persone, tra le quali Beck, Mars Volta. E potrebbe anche già bastare così, sì, voglio esattamente. Dire. Esattamente. Forse ha fatto anche un periodo nei Nine Inch Nails, se non ricordo male. È anche produttore. È anche produttore, ha prodotto l'ultimo disco dei Paramore che, a me non dispiace. Tutto merito di JMJ. Intanto, prima bella sorpresa. C'è la custodia. Facendo parte della serie Roadworn è dotato di custodia. Allora, andiamo ad aprire senza spaccarlo. Ok, 3, 2, 1. Voilà! Quella! Che bomba! Allora, mi auguro che la fotocamera renda giustizia il colore. Ci proviamo. Questo è un Daphne Blue, che è un colore che praticamente adesso non fa Fender, che era abbastanza tipico della produzione del 66. Come dicevamo, questo qua è basato sul Mustang di appunto Justin Medal Johnson. Lui ne ha due, avevo capito, uno così e uno rosa, può essere. Intanto andiamo a vedere, vabbè, la scritta Mustang Bass, ok. Le chiavette sono delle Hipshot ultra leggere, le Lollipop. La Lollipop, esattamente, vedete qui dietro oltre la firmetta di Justin. Aspetta. Ah, è la verità. Il che aiuta un pochino a rendere più bilanciato il basso. Questo perché, da quello che dice sempre Justin, che salutiamo già, ciao Justin. Ciao Justin, very great bass player. Da quello che dice lui, insomma, può essere smentito, la palette del suo strumento è un po' più larga, cioè un po' più grande rispetto alla media. E secondo lui è quello che gli dà il suono così figo. Quindi, per recuperare quel peso in più, hanno deciso di mettere le Hipshot. A noi piacciono lì. Potrebbe essere una cagata pazzesca, però. Potrebbe esserlo. Andatelo a dire a marketing. Andate a cercare Justin e glielo dite. Che tra l'altro, se gli iscrivete, risponde tranquillamente. Sì, infatti, è una persona davvero molto, molto amabile. Noi non lo conosciamo, no, però speriamo un giorno di conoscerlo. Tastiera in palissandro. Le corde sono. Niente, delle... panga panga? No, su questo no. Vabbè. No, Fender non è ancora salita sul treno del panga panga. Le corde sono delle Fender lisce, scala lunga. Cari amici che lo acquisterete, non comprate le corde per basso scala corta, perché dato che il passaggio è, come vedete, attraverso il corpo solo, string through body, vi ritrovereste ad avere delle corde che tipo vi arrivano qui. Servono corde a scala lunga o media. Queste sono a scala lunga, ci stanno, l'hanno avvolte qui un pochino di più, ma reggono, quindi non ci facciamo problemi. Poi dicevamo, allora, corpo, finitura Daphne Blue, Roadworn. Ma è rovinato. Sì, è rovinato, hai visto. Ma dobbiamo rimandarlo indietro. Dobbiamo rimandarlo indietro. Ma è usato. Guarda qua come è usato. Questo qua è un tocco che mi piace da morire. Sì. Perché in effetti lui l'ha usato per tanto tempo con il poggiapollice qui sotto, poi l'ho spostato qui sopra e quindi c'è appunto la parte meno invecchiata. Il pickup è uno split coil, tipico del Mustang, quindi non è come quello del Precision, ma il principio è lo stesso. Questi pickup sono dei custom fatti dalla Seymour Duncan e basati proprio anche di nuovo sui pick up originali di Justin. Li hanno analizzato il tipo di filo, l'impedenza, l'induttanza, la portanza, la covalenza la e covalenza. Hanno tirato fuori questi qua che sono copia esatta dei suoi. Sì, devo dire la verità, suonano bene. Sì, perché noi l'abbiamo già suonato. Era
troppo forte la voglia di suonarlo, suonano davvero molto bene. Volume, tono, ponte classico del Mustang, come diciamo, semi true body. Corpo è tutto in ontano, piuttosto leggero, un po' più pesante di quello che ci si aspettava, però in realtà resta comunque piuttosto leggero. La domanda che vi starete facendo è bilanciato? La domanda risposta era: ma come suona? Ma quanto costa? Come suona? Bene, poi ve lo faremo sentire, faremo una prova. Se volete sentire la prova, scrivetecelo in un commento. O dateci dei soldi. Per quanto dicevamo invece il prezzo, ci sarà un link che facciamo comparire. Magari lo facciamo comparire. Sì, lo facciamo comparire qui. Voi cliccandolo andrete sul nostro e-commerce e lo potete acquistare. Oppure potete venire in negozio, provarlo ed acquistarlo. Perché se lo provate lo prendete. Ragazzi, è una bomba. È morbidissimo, suona davvero davvero bene. L'altra domanda qual era? È bilanciato? Questo resta molto bilanciato. Vuoi fare una prova pratica? Sennò poi magari non si fidano. Credo che siete come San Tommaso, che se non vi mettete le dita nel naso non siete contenti. Rompiballe. Invece venirvelo a comprare e provarvelo a casa. Ve lo facciamo vedere. Allora, resta su. Wow. Lo metto più dritto, resta su uguale. Lo metto dritto un po' più in giù, resta uguale. Non c'è trucco, non c'è inganno. C'è da dire che questa tracolla ha un pochino di velluto. E allora, sì, il problema è che questo qua adesso me lo porto a casa io. E l'altro me lo porto a casa io. E quindi basta. Ragazzi, grazie mille per essere stati con noi. Questo è Justin Medal Johnson, Mustang Bass, Road Worn, Enrique Balak. È arrivato, ce l'abbiamo qui tra noi, tra le mani. Ne abbiamo tre pezzi, forse due. Forse uno. Venitelo a provare, acquistatelo attraverso il nostro e-commerce seguendo il link. E fateci sapere se avete un Mustang, se vi piacciono i Mustang, se vi piace questo Mustang. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Dun, 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 dun.